Benvenuti o bentornati su Fantapolemme e benvenuti in questo video, al video del commento e alle pagelle della partita che si è giocata al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Venezia. E come ho già detto nei due precedenti video che ho registrato ieri sera sulle altre due partite, Cagliari-Sassuolo e Sampdoria-Salernitana, li sto recuperando perché sabato, essendoci stata una partita di fila all'altra, non ho avuto tempo di farle. Poi con le festività il tempo a disposizione per registrare i video è quello che è, quindi oggi sono riuscito a ritagliare un po' di tempo e ricomincio col fare i video. Allora, Fiorentina-Venezia, che partita è stata? Una partita brutta, soprattutto per il Venezia. La Fiorentina, con il minimo sforzo, veramente con una partita appena sufficiente, porta a casa il massimo risultato. Una Fiorentina che ha trovato una solidità sorprendente, perché nel girone d'andata la squadra con Vlahovic segnava di più, creava forse anche di più, ma più che creava di più, concretizzava di più, perché quando le palle arrivavano a Vlahovic i gol arrivavano. Però era una squadra che subiva anche tanto, anche da squadre tecnicamente inferiori, perché si apriva al contropiede, perché aggrediva alte, si faceva attaccare alle spalle. La Fiorentina nel girone di ritorno, dovendo sopperire all'assenza di Vlahovic, sebbene Piontek in prima battuta abbia fatto abbastanza bene, ha dovuto trovare una maggiore solidità difensiva. Ha pescato una crescita per me imprevedibile di Igor, che è diventato un difensore veramente molto affidabile, un giocatore bravo negli anticipi, bravo nelle marcature a uomo, quindi ha scoperto in Igor un giocatore che secondo me non pensava di avere, e ha trovato una solidità difensiva che gli sta permettendo di ottenere risultati nonostante il reparto offensivo non sia straripante. Ecco, questa scarsità, tra virgolette, offensiva la si è vista anche nella partita contro il Venezia, dove il fantomatico tridente Nico Gonzalez, Ikoné e Cabral, che contro il Napoli è andato tutto a segno, è tornato ad avere delle difficoltà, a far fatica. Ikoné è stato sfortunato, ha colpito un palo con un gran tiro, Cabral invece è stato un po' sciupone lì davanti, Gonzalez non è mai riuscito a trovare lo spazio per una conclusione a rete, se non una dopo un rimpallo dove però è stato ben chiuso dal portiere del Venezia. Quindi il tridente è poco efficace, la Fiorentina porta a casa il bottino pieno con un gol di Torreira in mischia su sviluppi di calcio piazzato. Una Fiorentina che non rischia assolutamente niente, il Venezia praticamente non supera la metà campo con Costrutto, non riesce proprio a ripartire quando recupera palla in difesa, e il risultato è che il Venezia, secondo me, con questa partita, è un po' che lo dico, dimostra di non avere proprio il carattere per arrivare alla salvezza. Se nelle sconfitte precedenti, quella all'ultimo minuto contro l'Udinese, quella contro la Samp, dove la squadra si era suicidata da sola, quella sempre all'ultimo minuto contro lo Spezia su un altro errore individuale, eccetera, eccetera, ecco, contro la Fiorentina non è arrivata una sconfitta per degli errori individuali, perché sì, c'è un po' un'incertezza di Maenpa sulla punizione, però è una punizione di Biraghi battuta nemmeno bene, cioè era una punizione praticamente fuori dal campo che Igor è riuscito a tenere in campo miracolosamente. Venezia non ha proprio il carattere della squadra che si deve salvare. Ho visto una squadra veramente a Firenze arrendevole, che sull'1-0 sembrava continuasse a difendere il risultato. Tutti dietro la linea della palla, mai un tentativo di contropiede, mai un tentativo di aggredire alta una squadra che, se la lasci palleggiare, ovviamente è nel suo habitat. Cioè, veramente un Venezia preoccupante, che sì, ok, sento anche no nei commenti in TV, ma ora c'è la partita a recuperare contro la Salernitana, ma se la giochi così la Salernitana ti fa polpette. Cioè, la Salernitana che ho visto contro la Samp è una squadra che comunque ci crede, il Venezia sembra non crederci più, quindi ho paura per i tifosi del Venezia che possa arrivare anche ultima, cioè che possa concludere la stagione da ventesima, perché la testa proprio non c'è in questa squadra. Per quanto riguarda la Fiorentina, Fiorentina che con questa vittoria e con poi le simultanee, i risultati successivi, il pareggio della Juventus e il pareggio della Lazio, tra l'altro entrambi arrivati nei recuperi perché stavano perdendo entrambe, Fiorentina che si aggancia in maniera
prepotente, insomma, la corsa per una posizione europea. Ormai è giusto che la Fiorentina ci provi, nonostante il calendario non sia facile, perché deve ancora affrontare tre big di qui a fine anno, e se non sbaglio sono Milan, Roma e forse no, Milan, Roma e Juventus. Milan, Roma e Juventus, quindi calendario assolutamente non facile, però anche una partita da recuperare contro un Udinese che sembra mai sazia, perché l'Udinese, nonostante non abbia più obiettivi di classifica, sta rifilando 4 gol a tutti, quindi non è una partita semplice. Però la Fiorentina ha tutto il diritto di provarci. Ha tutto il diritto di provarci, ora poi è da vedere che cosa combinerà la Roma oggi contro il Napoli, cosa combinerà l'Atalanta contro il Verona, però la Fiorentina ha assolutamente il dovere di provarci, perché ormai è lì e ci deve provare. E la classifica parla chiaro, mancano poche giornate alla fine, la squadra, come ho detto, ha trovato una solidità difensiva che gli permette di poter puntare al colpo grosso. E quando, ad esempio, contro il Napoli la difesa non ha retto benissimo, perché sono arrivati 2 gol subiti, ne ha segnati 3, che non, praticamente non ha mai fatto da quando è andato via Vlahovic. Quindi Fiorentina che sembra trovare sempre il modo di fare un gol più di quegli altri. Ecco, quindi è una squadra a cui sta girando tutto bene, anche a volte anche fortunata negli episodi, ma che si trova lì anche per merito, assolutamente. Quindi è una squadra che ha trovato una sua identità, che deve trovare maggior concretezza là davanti, che in alcune individualità offensive, quindi Nico Gonzalez, Cabral, le mezze ali, deve crescere, indubbiamente, perché sono cresciuti i giocatori più difensivi, perché Igor e Torreira rispetto all'inizio anno hanno avuto una crescita mostruosa. Ma non rispetto all'inizio anno, rispetto al girone d'andata, hanno avuto una crescita mostruosa, però sono giocatori che hanno permesso alla squadra di essere più coperta dietro. Non sono cresciuti quelli davanti, ma ovviamente tutto il tifo viola si augura che qualcuno di quei giocatori davanti esploda o comunque si adegui al campionato, anche perché il tridente sono tutti giocatori arrivati nell'ultimo anno da campionati stranieri, quindi ci sta anche che ci voglia del tempo. Venezia, che per l'amor del cielo ha dei giocatori che mancano, ha dei giocatori che non ci sono, che sono infortunati o che sono indisponibili, che non sono al top della condizione, però ripeto, è una questione di atteggiamento, cioè tu puoi perdere perché sei inferiore all'avversario, tu puoi perdere perché gli episodi ti danno contro, puoi perdere per qualsiasi ragione, però non puoi perdere perché stai a difendere una sconfitta. Ecco, quello è proprio un atteggiamento deleterio, che secondo me sarebbe anche da esonero. Cioè, quando lo ha fatto con Antuono nella Salernitana, ora non mi ricordo in che partita, però con Antuono, con la Salernitana, aveva fatto una partita dove era andato col Genoa, scontro diretto col Genoa, era andato a difendere un pareggio quando hai 8 punti meno, insomma non aveva senso, e era già 2 o 3 partite che con Antuono difendeva i pareggi, quando se ti devi salvare devi vincere le partite. E giustamente la società l'ha mandato via. Ecco, questa partita contro la Fiorentina, sebbene la Fiorentina sia più forte, il Venezia, se deve recuperare punti, deve far punti contro quelle più forti. Non può pensare di vincere solo gli scontri diretti, tra l'altro gli scontri diretti li perde. Quindi un Venezia che deve cambiare assolutamente atteggiamento. È chiaro che esonerare un allenatore a stagionata alla fine ormai poco cambia, cioè la squadra ormai è impostata così e puoi dare una scossa emotiva, ma poco serve. Però questa partita, secondo me, è proprio la parola fine, ecco, sulla stagione del Venezia. Andiamo alle pagelle dei giocatori, partendo come sempre dalla squadra di casa. Allora, Terracciano senza voto perché spettatore non pagante. A Venuti do 6 meno perché davanti inesistente, non ha mai provato a spingere, e dietro qualche piccola incertezza l'ha avuta, quindi gli do 6 meno. Stesso voto che do a Biraghi, dall'altra parte, che invece davanti ci è andato molto, ma non ha azzeccato praticamente niente. Cioè, ha sbagliato tutti i cross, ha sbagliato tutte le giocate, tutti i tempi di inserimento. Male Biraghi, tra l'altro, anche in difesa si è fatto soffiare un pallone davanti all'area di rigore in maniera abbastanza ingenua. Quindi Biraghi non bene. E la punizione da cui poi scaturisce il gol non è certo battuta bene. Cioè, lì è Igor che fa una grande giocata, perché la punizione di Biraghi non era battuta bene. Milenkovic e Igor 6 più a entrambi, perché comunque hanno Igor 6 più, lo do per
appunto l'assist, insomma, in occasione del gol. Milenkovic 6 più perché è stato attento in fase difensiva, non voglio limitarmi soltanto al 6, ha fatto tanti anticipi anche a centrocampo, insomma, si è adeguato alla partita, ha capito che era inutile stare in difesa perché il Venezia lì non ci arrivava e quindi ha alzato il suo baricentro e ha permesso alla Fiorentina di recuperare palla immediatamente sulla linea del centrocampo, quindi si è adeguato bene alla partita, gli do 6 più. Stesso voto che do a Castrovilli, a cui auguro pronta guarigione, penso che la sua stagione sia finita qui ed è una brutta cosa per la Fiorentina, perché io è un po' che lo dico sul mio canale e secondo me non è un caso che da quando Bonaventura è uscito dal campo per infortunio la Fiorentina ha iniziato a giocare bene e a far punti, perché Bonaventura è un giocatore che rallenta terribilmente l'azione, è un giocatore che quando tocca palla fargli sistemare completamente la difesa avversaria, è praticamente impossibile con Bonaventura trovare impreparata la difesa avversaria perché tiene troppo palla e non ha mai la giocata risolutiva. Castrovilli, sebbene gol e assist ne abbia fatti pochissimi, è un giocatore che però accelera la manovra, è un tuttocampista, va ovunque, gioca sempre con qualità, cioè la manovra fiorentina è migliorata da quando Castrovilli ha preso il posto di Bonaventura, quindi l'infortunio di Castrovilli può essere, non dico decisivo, però è una brutta nota, ecco, per la Fiorentina, perché rientra Bonaventura e sarà un peggioramento sicuramente nella manovra della Fiorentina, il rientro di Bonaventura rispetto a Castrovilli. E 6 più a Castrovilli perché comunque, come ho detto, ha giocato da tuttocampista di qualità, ha giocato bene, secondo me. Stesso voto che do a Malè, che dall'altra parte ha giocato più in fase difensiva che in fase offensiva, però è stato sempre nel vivo del gioco. 7, migliore in campo per Torreira, che oltre al gol che è fortunoso, cioè lì è un rimpallo, ti trovi sulla linea di porta e l'appoggi, e ha fatto una partita di quantità e qualità, grande filtro davanti alla difesa, sempre ordinato nello smistare i palloni e veloce nello smistare i palloni, quindi il 7 secondo me Torreira se lo merita ed è il migliore in campo. Nico Gonzalez 6 più perché ha fatto qualche bella giocata lì sulla fascia, dei dribbling interessanti, non è mai riuscito a trovare il guizzo decisivo, però la sufficienza gliela voglio dare 6 più a Nico Gonzalez. Stesso voto che do a Ikoné per motivo diverso, perché Ikoné nella prima mezz'ora era una forza alla natura, ha colpito un palo clamoroso, ha fatto tanti dribbling, insomma era attivo, poi è sparito, cioè dalla mezz'ora del primo tempo è sparito dal campo e quindi è un 6 più che nasce da una media tra una mezz'ora super e una seconda mezz'ora prima della sostituzione molto negativa, quindi 6 più per Ikoné. Cabral peggiore in campo, 5 e mezzo perché si mangia un gol su un assist deviato di Nico Gonzalez, la palla gli arriva sul sinistro, riesce ad anticipare Caldara ma non a battere il portiere in uscita, quindi gli do 5 e mezzo. E poi sulla punizione di Castrovilli deviata dalla barriera, salva il Venezia mettendoci la gamba quasi sulla linea di porta. Non so cosa volesse fare, però praticamente salva un gol dei suoi. Quindi 5 e mezzo per Cabral, che non ha giocato male in assoluto, ma in questi due episodi da centravanti ci è entrato in maniera molto negativa. Subentrati Duncan e Sottil, Amrabat non do voto, Duncan e Sottil do un 6 politico perché la partita praticamente era già decisa e non hanno dato un contributo importante nessuno dei due. Venezia, Maenpa. Allora, Maenpa 6 più perché secondo me è stato bravo sull'uscita su Cabral e anche a parare su Nico Gonzalez. Sono state due parate secondo me non semplici e importanti. Sulla punizione poteva fare qualcosa di più, indubbiamente, però è una palla facile da prendere. È una palla tesa, calciata verso il fondo del campo e secondo me non è un errore, ecco, Igor riesce a prenderla, a ributtarla in mezzo e ci sta, cioè l'ho abbassato un po' perché poteva fare qualcosa di più, però non è un errore clamoroso, quindi le due parate prima comunque le valuto e gli do 6 più. Matteiu, 5,5, Matteiu è un terzino sinistro, non è un terzino destro, quindi è messo fuori ruolo. Prova a fare il massimo, fa poco, sinceramente. In fase difensiva subisce le sovrapposizioni di Biraghi, che poi spreca le sovrapposizioni perché crossa male, però lo porta al cross molto spesso e davanti ovviamente niente da fare. Aps, 6 meno,
perché da quella parte non c'è il terzino perché Venuti non sale, però soffre un pochino, Nico Gonzalez, soprattutto inizio partita, quindi gli do 6 meno. Caldara 5 e mezzo, anzi 5 più, perché disattento in quell'occasione lì di Cabral. Comunque in generale ho già espresso il mio parere su Caldara nel video post partita. Contro lo Spezia, no? La partita tra Venezia e Spezia. Caldara, secondo me, non è più un giocatore affidabile per questi livelli, sebbene anche in telecronaca lì su DAZN dicono: ah, bravo Cabral, perché ha fregato un giocatore esperto come Caldara e risiamo lì e si continua a pompare un giocatore per 6 mesi buoni all'Atalanta. Questo giocatore l'esperienza l'ha fatta più in infermeria che in campo, perché è sfortunato, per amore del cielo, però. È un giocatore che è tutto l'anno che fa queste cazzate, quindi non si può dire sto bravo a fregare Caldara. Io mi sorprendo quando Caldara gioca bene ormai, quindi giocatore che per amor del cielo, evidentemente Zanetti si fida più di lui che di Svoboda o di Modolo, però quando gioca è sempre insufficiente. 5 più per Caldara. Migliore in campo c'è Caroni perché è stato il più attento dei suoi, quello che ci ha creduto di più, il capitano. 6 più per Ceccaroni che non ha mai mollato, insomma, ha sempre cercato di tenere a galla i suoi, non riuscendoci, però ci ha provato. Quindi 6 più per Ceccaroni. Trittico di centrocampo, pessimo. Černigoj e Tesman 5 pieno, Busio addirittura gli do 4 e mezzo perché è un giocatore di maggior quantità, di maggior dinamismo. E il centrocampo del Venezia non si è visto, non mi ricordo benissimo i dati, ma mi sembra che in tutto il primo tempo il Venezia ha fatto 37 tentativi di passaggio e aveva qualcosa come il 13% di possesso palla, quindi vuol dire che il centrocampo non esiste. E quindi mi sembra il minimo dover dare un voto così negativo. Io al centrocampo a Fiorentina non ho dato voti stratosferici perché Fiorentina non ha fatto un cazzo, cioè si è limitato proprio al compitino. È che Venezia non è mai andato in pressing, non ha mai cercato di fare una transizione, niente. Quindi sono più i demeriti del Venezia che i meriti della Fiorentina. Quindi 5 per Černigoj, 5 per Tesman, 4 e mezzo per Busio, che è il peggiore in campo per me del Venezia. Tridente offensivo, Kreke 5, si è visto solo per dei falli in difesa, anzi 5 meno, si è visto solo per dei falli in difesa, non ha mai fatto una giocata interessante, palla al piede, Henry senza voto, Henry senza voto, come Terracciano di là senza voto, perché la palla in orbita Henry non è mai arrivata. Il Venezia non ha mai superato la metà campo, come faccio a valutare la prestazione di un centravanti? Non si può, quindi senza voto per Henry. Jonsen, gli do 5,5 perché ha giocato solo il primo tempo, però nel primo tempo non si è, 5 più, dai, non si è mai visto, quindi gli do 5 più per questo. Kine, che è entrato nel secondo tempo, 5 più anche a lui, stesso discorso di Jonsen, non è cambiato nulla. Aramu 6 meno perché è entrato, sicuramente il livello qualitativo della manovra del Venezia è migliorato perché Aramu è un giocatore proprio di un altro livello rispetto ai compagni, però. Non è comunque riuscito a fluidificare la manovra come magari si aspettava il proprio allenatore. Nsamé e Fiordilino senza voto. Queste sono le mie pagelle di Fiorentina-Venezia, il mio commento della partita. Se volete approfondire qualcosa o non siete d'accordo, scrivete pure nei commenti, io rispondo sempre a tutti. Se volete supportare il canale, iscrivetevi. Ci vediamo ai prossimi video dedicati alle altre partite di questo weekend pasquale. Ciao a tutti!